Lo spiraglio è arrivato dal vertice convocato in prefettura e così, dopo giorni di proteste, gli addetti alla pulizia dello scalo di Fiumicino hanno ricominciato a prestare il loro servizio, ripulendo le toilette, vuotando i cestini stracolmi davanti a banchi di accettazione e biglietterie. Dopo le denunce di molti passeggeri e su sollecitazione di ENAC e Aeroporti di Roma, la maggior parte della spazzatura che si era accumulata nei giorni scorsi è stata rimossa e così le condizioni igienico-sanitarie minime nello scalo sono state quasi del tutto ripristinate. Siccome abbiamo visto comunque una buona volontà, stiamo garantendo il 30% del servizio come prevede la legge. Come persone civili manifestiamo senza creare il problema al passeggero. Il presidio permanente delle decine di lavoratori che rischiano di perdere il posto di lavoro però va avanti e perché la situazione torni alla normalità ci vorrà del tempo. Qui siamo al Terminal 1, quello delle partenze nazionali, e nonostante gli addetti alle pulizie dello scalo abbiano ripreso oggi il loro servizio, come vedete ci sono ancora centinaia di bottiglie di plastica e cumuli di spazzatura da raccogliere. Alla protesta degli addetti alla pulizia si aggiunge quella dei 68 lavoratori del servizio Carrelli e dei 44 addetti alla vendita nei negozi del duty free, per i quali dopo il mancato rinnovo del contratto di appalto alla ditta per cui prestano servizio è stata già avviata la procedura di licenziamento. E in una giornata di presidi e proteste per i viaggiatori i disagi sono arrivati anche dai rallentamenti nel servizio ferroviario che collega l'aeroporto alla capitale. Per diverse ore la linea è stata interrotta in seguito a un consistente furto di rame nella zona di Ponte Galeria. Solo nel pomeriggio la circolazione è tornata alla normalità. Raffaella Daino, Sky TG24, Fiumicino.